Novità plurime per la gestione scolastica nel comune di Castelfranco Pian di Scò. Innanzitutto la stipula di una convenzione con la direzione della Don Milani per le spese didattiche per il materiale consumabile, poi a seguire il raggruppamento omogeneo delle classi elementari e medie di Castelfranco, nonché la statalizzazione della seconda sezione della materna Raffaella e infine la trasformazione del tempo modulare in tempo pieno anche a Castelfranco e Faella stessa. Tra le novità praticamente c'è la firma di una convenzione e credo sia un numero zero, no? Perlomeno insomma, per quanto riguarda la nostra amministrazione sicuramente lo è, tra appunto il comune e la scuola, dove praticamente c'è scritto nero su bianco e fino a un certo importo l'amministrazione comunale si farà carico di tutte quelle spese di funzionamento che diversamente erano sostenute e dalla scuola e in parte volontariamente anche, come sappiamo, da donazioni volontarie dei genitori. L'impegno ben definito del Comune su materie che sono le fotocopie, i materiali di pulizia, i materiali per l'igiene personale dei bambini, alleggerisce il bilancio scolastico in modo tale che i fondi, per il momento non certo grandi, che arrivano dal Ministero, possano essere utilizzati per il funzionamento didattico, quindi l'IM, computer, il materiale didattico quotidiano. Quest'anno diventa totalmente statale la scuola dell'infanzia di Faella e questo è stato reso possibile dall'impegno di questa amministrazione e della precedente piandiscoese, che ha sostenuto le sezioni Pegaso, cioè quelle finanziate dalla Regione Toscana con forte contributo delle amministrazioni comunali. Con l'apertura del nuovo anno scolastico, dunque, alle famiglie di Castelfranco e Faella che ne faranno richiesta, l'amministrazione comunale offrirà l'opportunità, come accade ormai da tempo a Pian di Scò, di prolungare l'orario da tempo modulare a tempo pieno.